Un cordiale buonasera a tutti. Apriamo con la cronaca. Una donna di 65 anni è stata trovata morta questa mattina in un appartamento di via Polacchi a Pescara. Il cadavere è stato individuato nel bagno di casa dai vigili del fuoco, allertati da una nipote della donna, preoccupata per il fatto che non rispondesse al telefono. Quando sono entrati in casa, i pompieri hanno scoperto che la donna era morta in bagno. Il decesso è avvenuto per causa naturali. Negli stessi istanti in camera è stato trovato un neonato, un bimbo di 3 mesi, sistemato nella culletta che dormiva tranquillamente. La donna con ogni probabilità lo accudiva. Sul posto anche la polizia e il 118. Siamo a controguerra. Alessandro rivivrà in altre 4 persone. Gli organi di Alessandro Massetti, deceduto ieri a 2 giorni di distanza dal grave frontale avvenuto a Controguerra, sono stati donati per volontà dei genitori. Ieri sera è stato eseguito l'espianto. Il suo fegato salverà un altro giovanissimo, visto che è stato inviato al Bambin Gesù di Roma. Il suo cuore andrà a Modena, i reni all'Aquila. Massetti, che non aveva ancora compiuto 18 anni, viaggiava a bordo dell'auto dell'amico che si è schiantato frontalmente contro un'altra vettura in servizio taxi su cui viaggiavano altri suoi amici, tutti di ritorno dalla discoteca. La salma del ragazzo arriverà alle ore 10 a Controguerra, dove sarà vegliata nella chiesa parrocchiale, mentre i funerali si svolgeranno domani alle ore 15. Il personale della squadra volante di Pescara ha sequestrato nella notte 153 grammi di eroina e un bilancino elettronico di precisione nascosti su un vano ascensore in via Caduti per servizio a Fontanelle, nel quartiere di Fontanelle a Pescara. Il sequestro è avvenuto intorno alle 23:30, quando gli equipaggi della volante hanno notato un movimento sospetto di alcune persone che, alla vista delle pattuglie, si sono dileguate, facendo perdere le tracce. Il controllo successivo nello stabile, dove si aggirava il gruppetto, ha consentito di trovare i 4 involucri di droga che sono stati sequestrati a carico di ignoti. I carabinieri hanno acquistato stamane presso il comando, acquisito, scusate, questa mattina presso il comando della Polizia Municipale di Pescara diverso materiale relativo alla multa elevata al questore del capoluogo Paolo Passamonti. Gli investigatori sono blindati e si è solo appreso che la loro presenza nella caserma dei vigili è durata più di un'ora. La notizia della presenza dei militari al comando della Polizia Municipale ha trovato riscontro in comune. Ricordare i 55 studenti deceduti nel terremoto dell'Aquila, ma anche sensibilizzare i giovani sui rischi sismici. E questo è l'obiettivo del premio di laurea AVUS 6 aprile 2009, istituito dall'Associazione Vittime Universitarie del Sisma e dal Consiglio Nazionale dei Geologi. Presentato questa mattina a Roma, è destinato ad un giovane laureato che abbia discusso una tesi sperimentale sui terremoti, sulla pericolosità sismica del territorio e sulla riduzione del rischio sismico. A finanziarlo sono i fondi raccolti con il libro Macerie dentro e fuori, scritto senza scopo di lucro dal giornalista della RAI Umberto Braccili, per denunciare i fatti che hanno portato a quella notte drammatica di 4 anni fa e per ricordare i giovani studenti scomparsi attraverso le testimonianze dei genitori. Torniamo a parlare del porto di Pescara e del problema del dragaggio. Potrebbe avvenire la prossima settimana lo sblocco dell'iter relativo ai lavori di dragaggio del porto di Pescara. Oggi il prefetto Vincenzo D'Antuono ha annunciato le ultime novità ai componenti della commissione consiliare di vigilanza della provincia di Pescara, presieduta da Camillo Sborgia. Nel corso di un incontro con il
con il prefetto, Sborgia ha messo in evidenza le preoccupazioni della commissione per la tensione che si è creata in città in merito alle vicende note del porto e ha sottolineato le enormi difficoltà della marineria, degli operatori commerciali e dell'indotto senza lavoro da mesi. Fra le numerose iniziative portate avanti dall'Associazione Fontanelle 2000, anche la nascita di una bibliovideoteca. Vediamo il servizio di Rosario Di Blasio. Sono numerose le iniziative culturali e sociali organizzate dall'Associazione Fontanelle 2000 di Atri, della quale vi abbiamo già parlato in un ampio servizio andato in onda alcune settimane fa. Fra i tanti progetti anche la nascita nel febbraio scorso di una bibliovideoteca, un progetto voluto dalla stessa associazione, con l'obiettivo di creare un luogo di aggregazione non solo ludico, dove i ragazzi possano attingere a materiali di lettura e partecipare a momenti di confronto, giovandosi del fondo disponibile. Attualmente ci sono 300 volumi riguardanti varie discipline come storia, letteratura, scienze naturali, opere di carattere generale e divulgativo abruzzese. Domenico Cantoro, presidente dell'Associazione Fontanelle 2000. Sì, dopo tanto tempo siamo riusciti il 3 febbraio a inaugurare la videobiblioteca con l'aiuto dei paesani, del nostro parroco Don Cristoforo e di altri che ci hanno voluto donare gratuitamente i loro libri che abbiamo messo a disposizione. E dopo l'avvento di internet e di tutti altri mezzi informatici abbiamo pensato che sarebbe opportuno far apprendere i nostri ragazzi, far vedere ancora come funziona una ricerca sul libro, fargli sentire proprio il profumo della carta al tatto e comunque ricordargli che le ricerche, che la cultura si fa anche sul libro. Accanto alla biblioteca è stata approntata anche una videoteca. Al momento sono 100 i titoli tra film e documentari. Sia i libri che i video sono stati reperiti tramite una campagna avviata da qualche mese e alla quale hanno dato anche il loro contributo mediante donazioni, soci, soggetti pubblici e privati. Chiunque viene qui in Piazza Sinopoli, dove c'è la sede dell'Associazione Fontanelle 2000 e dove si trova questa videobiblioteca, avrà la possibilità di consultare materiale cartaceo e anche video. Sì, videocassette, DVD e libri. Non dimentichiamoci che siamo collegati con la Biblioteca Comunale di Atri, ci abbiamo tutti gli elenchi dei libri che sono ad Atri, quindi volendo si possono prenotare e riusciamo a portarli qui a Fontanelle. Gli orari di apertura? Per adesso siamo fermi al venerdì pomeriggio dalle 15:30 alle 19:30. E prossimamente, se troviamo altri volontari, vorremmo fare altri giorni della settimana. Torniamo ad Atri, il consiglio comunale si svolgerà sabato 6 aprile alle ore 9 in seconda convocazione per trattare gli argomenti all'ordine del giorno, 9 punti all'ordine del giorno, quindi presso la sala consiliare del Palazzo Duchi d'Acquaviva, il prossimo consiglio comunale sabato 6 aprile ad Atri. Siamo in chiusura, adesso una notizia di servizio. L'ANAS comunica che dalle 8:30 di lunedì 8 aprile fino a venerdì 31 maggio sarà nuovamente chiuso al traffico il ponte Vezzola tra il chilometro 32 e il chilometro 33 della strada statale 81 Piceno a Prutina nel comune di Teramo. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, vi lascio al meteo, arrivederci. Un saluto da Antonio Sanote, ilmeteo.it, dove la il fa la differenza. Vediamo le previsioni per venerdì 5 aprile, quando ancora condizioni di instabilità rimangono sulle regioni centrali e settentrionali, in particolare con maltempo sul nord-est, andando
Nel dettaglio, dunque, le piogge diffuse sul Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia, nevicate intorno ai 900-1000 metri sulle Alpi orientali e 1300 metri sull'Appennino settentrionale. Le schiarite sul Piemonte e sulla Liguria di Ponente saranno di breve durata, perché nel pomeriggio ci saranno degli acquazzoni su tutti i rilievi. Al centro, i temporali sulla Toscana verso l'Umbria, l'Alto Lazio e il nord delle Marche, schiarite invece tra l'Ascolano e l'Abruzzo e Molise e le coste del Lazio meridionale, quindi la provincia di Latina. I rovesci sulla Sardegna occidentale, soprattutto sul Sassarese, schiarita invece altrove con clima mite oltre i 22 gradi. Un clima mite al centro-sud con temperature più elevate sulle regioni meridionali per via dei venti meridionali, caldo con 22-24 gradi sulla Calabria e sulla Sicilia, dove ci saranno giornate splendide. Un saluto dunque da Antonio Sanode, ilmeteo.it, e vi ricordiamo che è la Il che fa la differenza, perché nel tempo non ci batte proprio nessuno. Ben ritrovati, ma soprattutto buon venerdì datato 5 aprile 2013. Vi ricordo che la Luna ancora per il secondo giorno è bella lì collocata in relazione ovviamente alla costellazione dell'Acquario. La luce di questa Luna rende un po' incerte tutte le questioni affettive in questa giornata, ma piano pianino andiamo a scoprire che cosa riserva questa giornata all'Ariete. Tutto bene per il lavoro, incertezze affettive, ci sono delle discussioni affettive, relazionali, ci sono delle piccole beghe nella coppia, siate meno aggressivi. Io ve lo dico, poi voi agite di conseguenza. Per quanto invece riguarda il segno del Toro, ovviamente qui abbiamo due aspetti negativi, sia le questioni lavorative che quelle relazionali, affettive, trovano un intoppo, le cose non vanno proprio come voi desiderate in questa giornata di venerdì 5 aprile 2013. Cosa vi posso suggerire? Non siate troppo esigenti. Passiamo al segno dei Gemelli. La Luna ovviamente emette la sua luce da un segno d'aria, per cui di conseguenza influenza in maniera strabiliante i Gemelli. Oggi è la giornata dove il gioco dell'illusione, dove voi siete veramente dei maestri, se lo fate, se eseguite un po' di illusioni varie, otterrete ciò che desiderate, siate illusionisti. Cancro, per voi invece le stelle suggeriscono di affrontare la giornata con un pizzico di sacrificio, ma tra l'altro di chiarirvi se avete qualche dubbio in relazione alla persona che amate, in relazione alla persona che vi interessa, chiedete. Leone, a voi invece le stelle, ovviamente tramite la mia voce, vi suggeriscono di non chiedere niente, di non chiedere spiegazioni, di non stare lì a polemizzare in relazione sia al lavoro che alle questioni, ripeto, affettive, perché parlerete a vuoto e per cui non otterrete nulla. Passiamo invece al segno della Vergine, giornata molto bella, serata altrettanto carina, altrettanto bella, anche se un'amica o un amico potrebbe turbarvi, potrebbe un po' disturbarvi con una notizia che vi dà e che voi non potete verificare, per cui sarete un po' in ansia in questa giornata. Bilancia, è possibile, non per tutti, ma per molti nati sotto questa costellazione, voi possiate ricevere documenti importanti o messaggi o una mail, insomma un sms importante che potrebbe stravolgere in maniera tutt'altro che positiva la vostra giornata. Benissimo, siete stati avvertiti. Passiamo invece al segno dello Scorpione, una serata di passioni, una serata dove non mancherà la possibilità di avere qualche piacere in più per voi. Lavorativamente
chiuderete la settimana con ottimi riscontri economici. Ed ora il segno del Sagittario, siete un po' in tensione, siete un po' agitati perché quando non ottenete materialmente quello che volete, in questa giornata molti nati sotto il segno del Sagittario potrebbero avere delle difficoltà, sarete un po' scontenti. In amore siate meno prolissi, ma fate più fatti. Capricorno, giornata questa carina, direi, molto tranquilla, non vi sono eventi negativi rilevanti, c'è solo da parte vostra una stanchezza fisica, probabilmente dettata anche dal cambio di stagione che, malgrado sia reticente, ma si comincia a far sentire veramente alla grande. Ed ora l'acquario, la luna, come vi dico, oggi e domani è ospite nel vostro segno, incasina, diciamo, confonde un po' le vostre progettualità, per cui limitatevi a prendere ciò che arriva senza troppe pretese e non aspettatevi molto in queste due giornate, sia oggi che domani. Passiamo invece al segno dei pesci, questa luna nel segno dell'acquario non intacca minimamente i vostri progetti lavorativi, ma migliora le vostre questioni relazionali e anche sarete molto apprezzati per il vostro fascino, per il vostro modo di vivere insieme agli altri, di relazionarvi con gli altri. Benissimo. Allora, questi sono i pronostici della giornata. Vi ricordo sempre che lo studio Helios continuerà a stare con voi anche domani e dopodomani e per quello che si può per tutta la prossima settimana ancora. Vi ricordo i numeri telefonici per gli appuntamenti. Non mi resta che augurarvi buona giornata.